po' cosa ha combinato l'amministrazione Melucci. Privilegi alla casta, è il caso di dire. Oggi il Consiglio Provinciale è qui in via Anfiteatro, in piazza Coperta, viene riservata gratuitamente un'area ai consiglieri provinciali per parcheggiare gratuitamente, quella stessa ala viene negata ai cittadini. Qui i cittadini stamattina non hanno potuto parcheggiare per favorire i signori consiglieri che evidentemente non potevano scomodarsi a girare un po' la città con la propria auto. Che bei privilegi, eh? Avete capito, signori commercianti? Avete capito, cari dipendenti, che ora dovrete pagare 75 euro al mese come abbonamento? Ma queste cose le ho dette in faccia anche al sindaco e presidente della provincia Melucci. Ascoltiamo. Come mai avete impedito? Sei in commissione, Luigi? No, non c'è da lavorare. E tu lavori? Io ho fatto il consiglio provinciale. E come mai hai impedito ai cittadini di parcheggiare a piazza Coperta? Come mai? A piazza Coperta impedito di parcheggiare per far parcheggiare soltanto i consiglieri provinciali. Commissione, Luigi, vai a lavorare. No, vai a lavorare. Vieni pagato dai cittadini. E io vado con la mia macchina, non mi faccio accompagnare e prendere come te da Crispiano. Quanto costa la collettività? Rispondi. Come mai? Spiega ai commercianti. Dove devono andare a sbattere i commercianti? Dove devono sbattere i commercianti? I consiglieri provinciali privilegiati. Non sto benissimo, non sto benissimo. Facciamo serenissimo. Sono serenissimo. Una Pasqua. Vedo, facciamo una mossa a tre. Così di magia. Io sono attento. Ah, benissimo. Allora, ai giochi del Mediterraneo. Ma l'ascensore? No, per sapere. Chiedo. Va bene. La staffista Greta Marrazza. Signora Marrazza. Piacere. Ma come va dal comune alla provincia? Ma perché che problema c'è? No. Io lavoro ogni giorno. Sì. Io lavoro ogni giorno. Certo, per la collettività. Guardi. Quanti posti riservati alla casta, guardate, posti vuoti, molti non si sono neanche presentati, ma i cittadini devono sbattere per parcheggiare qui, non possono entrare. Ringraziate Melucci, ringraziatelo.